Benvenuti nella mia cucina, o meglio nel mio camper. La cucina è appena lì dietro la videocamera, poi ve la faccio vedere perché anzi è molto funzionale al video che vi mostro oggi. Benvenuti a tutti sul nostro canale YouTube, sulle pagine di Hardware Upgrade. Oggi siamo qua in compagnia di un prodotto molto particolare, EcoFlow River Pro. Che cos'è? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un gigantesco power bank che ci permette di portare in giro con noi un sacco di energia per alimentare i nostri dispositivi elettronici ovunque noi ci troviamo. La particolarità di questo tipo di dispositivi è che dispone anche, le vedete qua, di prese per i comuni apparecchi a 220 volt. Infatti non è solo una batteria, ma all'interno anche un inverter che quindi può trasformare la corrente continua che possiamo estrarre dalle batterie in corrente alternata a 220 volt, appunto per utilizzare i normali apparecchi, gli stessi che utilizziamo in casa. Poi entreremo nel dettaglio di questa particolarità, ma partiamo dai dati di base di questo prodotto. Appunto, abbiamo una grossa batteria all'interno da 720 wattora, quindi che ci permette di alimentare diversi tipi di dispositivi per molto tempo. Abbiamo un display che ci dà tutte le informazioni, lo stato della carica, le ore che ci rimangono con il carico attaccato. In questo momento non c'è nulla attaccato, quindi ci dà praticamente un'autonomia infinita. E poi abbiamo diversi tipi di altri dati, tra cui l'input. Ad esempio, se attacchiamo un pannello solare, qua ho provato ad appoggiare sul cruscotto il pannello solare da 110 watt, che è tra gli accessori che si possono comprare sempre della serie di EcoFlow. Oggi è una giornata nuvolosa, il pannello che ho sul tetto del camper, che è un 120 watt, in questo momento mi pare che mi stia dando 3-4 watt di potenza, ed è appunto sul tetto, perfettamente esposto al cielo. Qua siamo sotto il vetro, esposti malissimo, praticamente ho provato il pannello, prima non mi dava nessuna corrente di carica. L'abbiamo provato però, vi faccio vedere le immagini, in ufficio da noi. L'abbiamo messo fuori al sole ed effettivamente siamo riusciti a tirar fuori anche 80, quasi 90 watt dal pannello solare, quindi con un bel po' di quantità di carica che possiamo dare a questo power bank portatile. La particolarità è appunto il fatto che posso caricare questa batteria sia con un ingresso, in questo caso con il pannello solare o comunque in corrente continua, posso caricarla anche tramite il classico cavo, quello che utilizziamo per i computer, attaccandola alla 220 di casa. In questo caso alla 220 di casa lui ha un caricatore interno che riesce a caricare a 600 watt di potenza, quindi a portarci da 0 all'80% di carica della batteria in solo un'ora. Ed effettivamente l'ho provato, l'attaccate alla 220, qui appare l'input a 600 watt e in un'oretta avete 80% della carica. Poi naturalmente la carica rallenta per non rovinare le batterie, però in poco più di un'oretta e mezza riuscite ad avere la carica completa di tutta la batteria del vostro EcoFlow River Pro. Come dicevamo, il fatto interessante è che vi potete portare in giro una super batteria e poi attaccarci quello che volete, ma davvero quello che volete. Abbiamo visto, possiamo attaccare i dispositivi elettronici che abbiamo in casa della 220, ma possiamo attaccare anche dei dispositivi col classico quella classica presa dell'accendisigari, quella a 12 volt che ad esempio qui in camper ho in diversi punti del camper per alimentare diversi dispositivi 12 volt. A 12 volt potete utilizzare anche un trasformatore, un caricatore per i cellulari, ma abbiamo qua già direttamente per i cellulari delle prese USB di tipo A, tra cui anche due normali, una di tipo fast charge, quindi in grado di restituire diversi ampere e compatibile ad esempio con la quick charge di Qualcomm, e poi una presa USB-C power delivery da 100 watt. Una presa USB power delivery con così tanti watt ci permette ad esempio non solo di caricare velocemente un telefono, ma di attaccare un portatile che abbia appunto la ricarica su presa USB-C.
Adesso questo ve lo faccio vedere subito. Il portatile in questo momento è in sospensione, quindi è partita giusto un po' la ricarica della batteria e sta ciucciando 10, una punta di 20 watt ho visto. Adesso proviamo ad accendere il computer, eccolo qua. Il portatile ha un caricatore suo generalmente da 45 watt massimi, quindi l'assorbimento del portatile ho visto sale ogni tanto sopra i 40 watt, ma rimane sui 30, 20, 25, 30 watt. E quindi appunto potrei lavorare con il portatile per adesso a seconda dell'assorbimento varia di molto il dato, però dalle 40 alle 70 ore di autonomia con il mio portatile, che naturalmente di suo non ce l'avrebbe tutta questa autonomia. Tra le altre particolarità, il fatto di avere una luce sempre a disposizione, una luce di emergenza regolabile e che può anche essere fatta lampeggiare lanciando un SOS in caso di bisogno. Tra le uscite abbiamo, oltre appunto alla presa per accendisigari da 12 volt in corrente continua, altri due connettori sempre per estrarre corrente continua a 12 volt per alimentare altri tipi di apparecchi. Come vi dicevo, abbiamo tutti i dati di carico, di input, di autonomia qui sul pannello LCD, ma abbiamo anche la comoda app a disposizione perché si può connettere al wifi. Ad esempio adesso ho fatto lo spot con l'altro cellulare, quello che utilizzo generalmente per fare lo spot, entrambi sono collegati al wifi, si vedono e ho tutti i dati di consumi, di autonomia anche qua direttamente sull'app. Dall'app posso gestire l'accensione o meno della modalità X-Boost sulle prese al 220 e posso gestire comunque tutto, posso accendere da remoto la lampada, adesso la vado a spegnere, decidendone anche l'intensità e far partire l'SOS, ci mette un attimino, non è proprio reattivissimo nel rispondere, e posso gestire tutte le porte, una per una mi dice quanti watt stanno assorbendo le porte USB-C, quanto sta assorbendo l'uscita in corrente alternata sulla 220 e mi mette in grafico anche appunto i consumi. L'app si può connettere anche direttamente al wifi creato, allo spot wifi creato dall'EcoFlow River, però su quello ho avuto un pochino più di problemi, devo dire. Ho trovato che la soluzione di avere uno spot terzo che fa da ponte era più semplice per la connessione. Adesso magari nei prossimi tempi riproverò e prima di finire la recensione vi dico se sono riuscito anche a utilizzare la connessione diretta senza appunto dover avere un hotspot a disposizione. Come dicevamo però, la parte più interessante è sicuramente la possibilità di attaccare carichi a 220 volt in corrente alternata, come quella di casa. Che cosa ci possiamo fare? Ad esempio adesso sono sceso in camper, non avevo voglia di accendere il riscaldamento a gasolio perché non mi ricordo quanto ne ho nel serbatoio, semplicemente ho preso dal bagno di casa una stufettina, quella che si aggancia alla 220, questa qua, adesso ve ne parlo subito perché questa qua la facciamo partire, eccoci qua, un po' di caldino per fortuna in questo camper che al momento, prima erano 4 gradi, siamo già saliti a 7 piano piano, che bel caldino. E dicevamo, quindi questa è una stufetta, quella che avevo in casa attaccata in bagno, che va a 220 e ha un consumo di 1000 watt, un kilowatt, fino a un kilowatt, dipende da naturalmente come lo utilizziamo, se mettiamo medio, basso o alto la potenza, però arriva fino a un kilowatt. Interessante è il fatto che in realtà queste prese sono rated, sono date per 600 watt di potenza, e questa è la potenza che teoricamente dovrebbe riuscire a darci il nostro EcoFlow River Pro tramite il suo inverter integrato. Però come avete visto ho attaccato un carico che arriva fino a un kilowatt, e questo grazie alla tecnologia X-Boost integrata appunto in questo inverter. Devo dire che spesso avevo guardato questo tipo di dispositivi per il camper da utilizzare come... Aspetta, spegniamo anche...
spegniamo la ventolina anche se il caldo che faceva mi piaceva, dicevo appunto, ho guardato spesso questo tipo di prodotti per il camper come fonte ausiliaria di energia elettrica, principalmente perché sul camper ho due batterie da 90 ampere ora l'una, collegate in parallelo, che mi permettono quindi di avere in totale 180 ampere ora di energia elettrica stoccati a bordo per le utenze del camper. Naturalmente la batteria motore è separata, quindi questa energia la utilizzo per far andare le luci, per il frigo, per il riscaldamento a gasolio, che ha comunque una pompetta elettrica che alimenta il bruciatore, quindi consuma anche energia elettrica il riscaldamento a gasolio. I rubinetti sono tutti delle pompe elettriche, quindi per tutte le esigenze del camper ho queste batterie che spesso mi bastano per diversi giorni di autonomia, anche quando il frigo va a tutta. Però ci sono tanti apparecchi elettrici che sarebbe bello, interessante utilizzare. Ad esempio, avete visto, posso caricare il mio computer direttamente con l'USB-C e quindi con un qualsiasi adattatore a una delle prese 12 volt del camper, ma questo non è vero ad esempio per tanti altri computer che hanno il loro trasformatore con il connettore proprietario, e quindi dovete utilizzare spesso sempre la 220 per alimentarli. In quel caso dovete dotarvi di un inverter. Ne ho uno in giro che utilizzo, però appunto ci posso attaccare solo un carico piccolo. Mi piacerebbe ad esempio attaccarci dei carichi più intensi. Adesso vi faccio vedere. Uno degli elettrodomestici più interessanti che ho è questo cuoci riso, che ho preso perché è alimentabile con due tipi di corrente, sia con la corrente a 12 volt del camper, in quel caso mi lavora a 100 watt, e sia con la 220 in corrente alternata, in quel caso mi lavora a 300 watt, e attaccando il mio cuoceriso appunto in 40 minuti posso avere il risotto bello e pronto senza neanche dover stare a curarlo come invece accade cucinando con il gas. Posso fare la stessa cosa anche utilizzando la 220, ma naturalmente in quel caso, lavorando a 100 watt, mi si allungano i tempi in modo netto. Ci metto più del doppio, 1 ora e 20, ma in realtà ho visto che ci vuole un pochino più di 1 ora e 20 per portare a termine la cottura del risotto. Quindi quando sono in giro e non sono attaccato alla 220 del campeggio, mi piacerebbe comunque poter sfruttare il cuoceriso al massimo delle sue potenzialità a 300 watt utilizzando la corrente alternata a 220 volt. Per cui ho sempre guardato, appunto dicevo, questo tipo di dispositivi come il nostro EcoFlow che abbiamo qui. Le ho guardati sempre un po' su Amazon, un po' sui cinesi di AliExpress, però non ho mai trovato il prodotto giusto per le mie esigenze, che erano di spendere un po' ma non tantissimo e avere a disposizione un inverter abbastanza capace. Spesso si trovano questo tipo di prodotti con inverter piccolini da 150 watt, 300 watt, 300 in continuo, che magari hanno un picco di 500 watt, ma se ci devo attaccare il cuoceriso da 300 watt, far lavorare un inverter sempre al massimo della sua potenza non è mai una buona idea. E scalare su prodotti con inverter più potenti da 500, 600, 1000 watt e cominciava a diventare una spesa un po' eccessiva, e soprattutto mi interessava prima capire esattamente come funzionava questo tipo di prodotti. EcoFlow mi ha permesso appunto di provare come funziona questo tipo di prodotti, e devo dire che è molto interessante. Vi faccio vedere un video di repertorio che ho girato. Ho fatto una giornata tutta qui in camper lavorando con mia moglie in smart working, in lavoro remoto. Abbiamo attaccato il mio computer direttamente all'USB-C, il suo computer alla presa della 220, un cellulare, probabilmente anche un secondo cellulare abbiamo acceso ad un certo punto, sempre attaccati qui alle USB. E poi, arrivata l'ora di pranzo, dovevamo preparare da mangiare. Quindi per preparare da mangiare abbiamo attaccato il nostro cuoceriso alla 220. In 40 minuti il nostro risotto era bello e fatto, con anche una fonduta di formaggio colata da metterci sopra. E poi dopo il pranzo, che cosa arriva? Arriva il momento del caffè. Il caffè avremmo potuto farlo sul gas, ma ho deciso di provare
anche a fare con un carico più potente qua sul nostro EcoFlow River Pro, e ci ho attaccato il bollitore da 1 kW. Sono riuscito a fare il caffè, naturalmente in quel caso ho fatto quello istantaneo, non ho fatto la moka, però se avessi avuto una di quelle moke elettriche avrei potuto attaccarci anche quella, quindi senza dover salire ad aprire il gas, sapere se ce n'è o non ce n'è, se poi fuori fa freddo, la bombola è fredda, ha qualche problema a volte con il gas, lo si potrebbe avere. In questo caso appunto tramite solo l'energia elettrica di EcoFlow River Pro sono riusciti a lavorare tutta una giornata in camper con computer, smartphone attaccato per fare lo spot, e anche appunto mangiare e bere un bel caffè caldo. Come funziona questo fatto che lui ha 600 watt di potenza ma riesce ad alimentare anche dei dispositivi che hanno una potenza maggiore? Fa un barbatrucco. Ho chiesto ai tecnici esattamente come funziona la tecnologia X-Boost ed è abbastanza semplice. Praticamente lui eroga sempre 600 watt, ma quando si trova di fronte a un elettrodomestico che chiede una certa corrente a 220, bara e diminuisce il voltaggio, quindi gli dà la corrente che richiede l'elettrodomestico, ad esempio il bollitore o la stufetta da 1 kW come avete visto prima, però gliela dà a una tensione minore in modo che il computo totale della potenza rimanga sempre all'interno della sua capacità di 600 watt. Questo naturalmente funziona solo con quegli elettrodomestici che possono operare in un range ampio di voltaggi. Molti degli elettrodomestici che utilizziamo oggi in casa sono fatti con una versione worldwide che va sia dai 100 volt 110 che troviamo negli Stati Uniti e in tanti altri paesi fino ai 220-230 che troviamo alle nostre latitudini. In quel caso un apparecchio del genere, anche se gli date un voltaggio inferiore alla 220 a cui l'avete attaccato a casa, lui la regge senza problemi. Diverso è per quei elettrodomestici che magari sono studiati solo per funzionare al meglio sulla 220, che potrebbero non funzionare se sono appunto superiori di 600 watt di potenza attaccati all'EcoFlow River Pro, appunto perché lui fa questo giochino sulla tensione. In sintesi è un prodotto molto interessante. Allora, costa, perché siamo di fronte a 749 euro su Amazon, lo trovate, e peraltro fino a poco tempo fa c'era il coupon di 50 euro, quindi riuscivate ad avere uno sconto di 50 euro per questo modello appunto, che è il River Pro, da 720 wattora e 600 watt di inverter. Ne trovate anche di più grossi, ad esempio gli amici di Vacanzelandia hanno provato il Delta che ha un inverter da più di 1 kW, ci hanno attaccato anche l'asciugacapelli, però in quel caso andiamo a spendere più di 1000 euro, anche perché la batteria è molto più capiente, quella che troviamo all'interno. Ci sono anche sistemi più piccoli, sempre a catalogo di EcoFlow, che però appunto hanno meno batteria e meno potenza dell'inverter. Questo devo dire è un compromesso molto interessante e francamente effettivamente per come l'ho utilizzato potrebbe risultare molto utile per tutte quelle situazioni in cui appunto in un camper come il mio, dove non ho attualmente le batterie al litio, dove investire per le batterie al litio mi costerebbe comunque molto di più di comprare una piccola batteria portatile, mi costerebbe almeno il doppio perché devo sostituire la batteria, devo sostituire alcuni cablaggi perché vanno riviste le sezioni, sicuramente a quel punto metterei un inverter e quindi dovrei aggiungere anche il costo dell'inverter. In questo caso ho una soluzione che è portatile, la posso caricare sia a casa con la 220 in modo veloce, sia quando sono attaccato alla 220 in campeggio tramite una delle prese. La posso caricare in viaggio con la 12 volt e quando sono fermo e c'è il sole la posso caricare anche con il pannello solare, che risulta decisamente efficiente. E quindi risulta una soluzione molto interessante per un utilizzo di questo tipo, per il camper ma anche per la vita all'aria aperta, per chi va in tenda o per chi fa magari
giornate outdoor, magari avete il capanno in campagna dove non arriva la corrente elettrica, magari avete su un pannellino una batterietta, ma con questa potete attaccarci tutti gli elettrodomestici, anche il frigo portatile, per raffreddare le birre che poi vi berrete con i vostri amici.